Salve a tutti, io sono Delon Gamer e benvenuti nella terza ed ultima parte di Chuchu Charles. La seconda è uscita a ora di pranzo di domenica. Oggi completiamo tutte le quest secondarie e scopriamo oscuri segreti nonché il malvagio piano di Charles. Siete pronti per un epico scontro finale con un Charles molto ma molto demoniaco? Buona visione! Ma che è una contraerea? E vabbè! Oh, cioè posso usare veramente un'arma del genere, mi prendete in giro? Aspetta che do un'occhiata in giro... Ma non mi pare che ci sia molto altro. Te la voglio inaugurare tipo subito adesso now. Ed in teoria dovrebbe essere la quarta ed ultima arma. E vabbè, che è? Oh, è lenta e ha un rinculo assurdo. Ma non è niente male. A Papino piace proprio una cifra. Allora, cerchiamo di capire dove cocchio sono finito. Ah, siamo qui. E con i 28 rottami possiamo portare i danni al massimo. Ma ce ne serviranno ancora un bel po' per portare l'armatura al massimo, come avete visto. Ci fanno il chiurlo abbastanza spesso, perciò... Beh, dovremmo essere ben corazzati adesso, voglio dire, non è poi così malaccio. Mi piace il nostro trenino. Ci manca un po' di colori, ma vabbè, dettagli. Allora, ritorniamo indietro. Charles non dovrebbe arrivare a rompermi le balle. Voglio solo fare una piccola missione secondaria che troveremo lungo il percorso. Non ci arrivo abbastanza vicino? Ma cercherò di fare del mio meglio, anzi fatemela segnare sulla mappa. Non è il massimo passare da qui, ma faccio una piccola corsetta e vi sarò tutti felici e contenti. Se Charles spunta in quel momento, aspetta. Ho sentito anche delle voci, è la mia impressione. Non vorrei essere in una zona in cui non dovrei trovarmi. Chi è? Aspetta, aspetta, recupera tutte cose, recupera tutte cose. Vai, 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 scappa via, scappa via, scappa via. Wow, mi stanno sparando, porca miseria. Vieni qua, vieni qua, vieni qua, vieni qua, vieni qua. Dove puoi essere finito? No. Guarda che posso spararti anch'io adesso. Cioè li ho mancati clamorosamente. Aspetta un attimo, torna indietro, vediamo di eliminarli. E tanti saluti, anche se mi hanno danneggiato un po' il treno. Ma non importa, non correre troppo. Vai, aspetta, boinchete, preso. Ok, perfetto. C'era anche qualcun altro? Dove poi sono andati? Ah, li ho persi, peccato. Mi piace che l'arma del tizio è rimasta bloccata sulla nota locomotiva. Ok, riequipaggiami il lanciarazzi. È che devo fare molta attenzione a non sbagliare la mira. E non è facilissimo. Ok, al diavolo, alla fine sono voluto ritornare indietro perché c'erano davvero troppi cultisti e il viaggio si stava complicando e io non ho più rottami. Vai, perfetto, bravissimo Kronk. Da questa parte dovremmo essere molto più tranquilli. C'è anche una struttura. Non adesso, non adesso, Charles. No, 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 non adesso. Porca la miseria. Dove buia, eh? Porca buiazza, ecco qua. L'abbiamo trovato. Non mi danneggiare proprio adesso. Vediamo se riesco a fuggire, ma... La vedo abbastanza dura. L'ho mancato, l'ho mancato, l'ho mancato. Ricarica, 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 ricarica. Ok, perfetto. Uila, si sente la velocità extra? Questo è poco, ma sicuro. Perché devi rompere i maroni proprio adesso, Charles? Minchia, quanto sei resistente, peraltro. Perché non voli giù da un ponte una volta per tutte? Oh, non demorde. Aspetta, sprecare colpi. Perfetto, ok, si è reso, si è reso, si è reso. Dietro front, che non so dove buia siamo finiti. Siamo... Ah, siamo comunque vicini al tizio. Frena, che c'è una cassa, per fortuna. Dammi tutti i rottami perché non so più come riparare il povero treno. Oh, per un secondo ho veramente temuto il peggio. 33%. Ok, portiamolo almeno a 93. Oh! Beh, una cosa è certa, la mia teoria era corretta. Mano a mano che potenziamo il treno, gli attacchi di Charles cominciano a diventare molto più frequenti. Ok, abbiamo altri 3 rottami. E siamo arrivati nei pressi della missione secondaria. Senza di esse non posso sperare di avere abbastanza rottami per potenziare al massimo anche l'armatura. Devo solo sperare di non incontrare resistenza lungo il percorso. La zona si sta facendo molto inquietante. Oh no. Vabbè, non è la zona di prima. Beh, la missione era qui? No, è una zona simile a quella in cui ci trovavamo prima. Ok, hanno riciclato le texture probabilmente. Buongiorno. Signore, lei c'ha l'aria furbina? Hey. Aren't you the new guy who's come here to work for us? No, sono suo cugino Franco. You must be. There's something at the top of these towers that I need. Ovvero? And don't worry, I won't make you work for free. Con quella risatina mi viene voglia di trafiggerti male. I'm a nice enough guy to pay you. Che gentile. You see, Mr. Warren never told anyone from the mainland about his mining operation here. Uh-huh. La cosa mi puzza. He never even reported the cave-in. Sì, sapevamo che era un bastardo e un manipolatore. He hasn't paid us since then. Our living quarters are atrocious, and I'm far overqualified for the pay I'm supposed to receive. A parte questo? To top it all off, none of us miners ever received copies of our paperwork. But that doesn't affect my subordinates as much as someone with my status.
Ciccio, non hai più un posto di lavoro, lo sai, vero, che il tuo capo sarà morto entro la fine della nottata? I'm gonna sue the pants off of Warren once I escape this island and I need those files to prove that he breached our contract. Voglio il 50%. He keeps all his files at the top of these towers. I could explain how I ascertained this, but I doubt it would make sense to you. Mi piace la tattica di sto tizio. Prima ti chiedo aiuto e poi ti insulto. The problem is, he erected these towers years before we ever started mining, and now they're falling apart. Quindi rischio io la vita, giusto? I could scale them myself, but since you're here, go sniff around for those files. Quanto odio quella risata! As a reward, you can have one of my useless pieces of scrap. I bet you'd love to have it. Spero anche più di uno, Ciccio, eh? Me ne servono un bel po', signor Ronnie. Ok, devo fare lo Spider-Man della miniera? Perfetto! E la zona è anche pericolante? Posso entrare? In effetti sì, buon salve. Dammi tutti i rottamucci. Ok, passiamo dall'interno, probabilmente. Tutto ciò richiederà un elevato parkour. Sapete bene come la penso, il parkour è quando fai parkour. E tiri anche uno sfacelo di porchi! E vabbè! Sono campione nazionale di salto in lungo, a quanto pare, eh? Aspetta, aspetta, vediamo un po'. Si può passare anche da qui. Oh, sicuramente all'interno ci saranno anche. Ma pe davvero. Sono un campione di salto in lungo e quindi. Sì, sono costretto a passare dall'esterno. La zona è completamente bloccata dalle travi. Dicevo, sicuramente rischiamo di lasciare all'interno alcuni documenti. Aspetta che salto così. E tanti saluti, perfetto. Ok, continuiamo a salire. Se volo di sotto da qui ci schiatto male male e perdo anche parte dei rottami. Potrei provare, eh? Vediamo un po'. Questa è chiusa, dannazione. Qui abbiamo un bel po' di rottami. Sì, è l'unica strada che posso intraprendere. Ok, vai! Quella era la cacca che mi esplodevano i pantaloni. È stato quello il danno che ho subito. Aspetta, 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 aspetta. Recupera tutte cose. Occhio, questo è un punto di ritorno all'occorrenza. È stato molto più complicato di quanto mi aspettassi gettare le basi per questa operazione. Non solo per i costi, ma anche per la logistica delle costruzioni e delle consegne dei rifornimenti ai siti minerari principali. Bisognerà trovare l'oro in fretta se vogliamo avere qualche possibilità di evitare la bancarotta. Ah no, avete trovato molto ma molto più del previsto. Potete mettere delle ringhierine? No, eh? Tutto troppo semplice. Oh, almeno sto trovando rottami, mi consolo. La porta è chiusa. Ok, devo salire ancora. E ricordiamoci che il telone ha anche problemi con le altezze. Piccolo dettaglio, sì. Questo schedario ha un aspetto molto furbino. Oh, ecco i documenti. Perfetto, ritorniamo dal signor Ronnie. Aspetta, sono venuto da qui, la porta è chiusa? Ma porca miseria. Ah no, no, ok, sono passato da qua. Per un secondo ho temuto il peggio. Ovviamente ritornare giù ha richiesto tipo 1,8 secondi. Perfetto, mi dia tutti i suoi rottami. You look like a monkey climbing those towers. Simpatia, portami via. I sure am glad I found these files. No, io li ho trovati. Here's that scrap you were begging for. Grazie, molto Don't gentile. Spend it all in one place. Sì. Spero che ti metta sotto un treno nel vero senso della parola. Ok, possiamo ritornare indietro. Siamo onesti, dopo questo gioco non guarderò più i treni allo stesso modo. Anzi, ora avrò paura di andare in stazione a prendere il treno. Ok, credo che ci restino forse un paio di quest secondarie. E poi il resto dei rottami ce li dovremo procurare per conto nostro. Fatemi dare un'occhiata. 21 rottami, a prescindere, non bastano per fare nulla. Me ne serviranno almeno una cinquantina, gente. Oh, sapete che vi dico? Al diavolo! Abbiamo la velocità potenziata al massimo, possiamo raggiungere qualunque zona della mappa, in men che non si dica. Sarebbe stato carino, onestamente, se avessero indicato sulla mappa il percorso dei bivi, ma posso arrivare qui da dove siamo partiti, molto probabilmente, sia con qual porto, e raggiungere il tizio, in men che non si dica. Aspetta un attimo! Se stiamo per passare da dietro vuol dire che sto per sfondare tutto! No! Nel frattempo qualcuno ha aperto, ma che tristezza! Volevo devastare tutta la zona. E che cocchio. Aspetta un attimo, vediamo se troviamo il cadavere del tizio. Dove boia è? È sparito, ma come? Qualcuno l'ha portato via? Ah, volevo investirlo nuovamente. Ormai mi ero affezionato a metterlo sotto. Oh oh, Charles sta arrivando. No, Charles, non adesso. Sì, si sta avvicinando. Non so dov'è, ma è... Oh, l'ho visto per una frazione di secondo. Secondo? Sì, sta arrivando. Porca miseria. Dai, che ero arrivato all'ultima missione. Sparagli. Mancato, 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 mancato. Maronne, quanto sei inquietante.
perché dovevano fare un treno ragno? Oh, mancato di nuovo. Dai, sì, molto più aggressivo, pezzo di erba. Sto facendo sprecare troppi rotami. Oh, almeno gli facciamo tanti danni con quest'arma. Ok, preso di nuovo. Muorici, maledetto bastardo. Sì che ho la velocità al massimo, non pensavo che riuscisse a raggiungermi. È che in alcuni tratti il nostro treno rallenta parecchio. Torna indietro. Quanto mi è costato? Guarda. Porca miseria di Charles. Siamo andati avanti. Bah, dai, neanche troppo. No, 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 mi stai portando fuori direzione. Porca miseria, ferma tutto, ferma tutto, ferma tutto, ferma tutto. Creatura di scatole. Ok, niente da fare, devo proseguire a piedi. Beh, Charles l'abbiamo appena abbattuto, quindi dovrei essere al sicuro per un po'. Devo ancora inaugurare la nuova arma, ora che ci penso. Ammetto, mi sono innamorato del lanciamissili. Più che altro devo tenere gli occhi aperti, perché queste casse con rifornimenti sono sparse spesso lungo i binari. Meglio che nulla. Ho recuperato praticamente ciò che ho speso per riparare il treno. Ottimo! Ultima quest secondaria, scelgo te. Sì, ribadisco che tutti vivevano alla belle buona da ste parti. Signora, ma ha fatto cagare in mano... Guardi, l'entro in casa e gliela spappolo male. Ok, ho trovato un po' di rottami e c'è anche una lettera. Adoro i cetriolini sono l'amore, i cetriolini sono la vita. Adoro i cetriolini, mi fanno sentire viva. Cetriolini, cetriolini, cetriolini. Ok, la tizia è fuori di testa, completamente. Non che mi servissero conferme, salve signora. I need my pickles! Sì, guardi, buoni ma non ne ho con me. Jar of pickles locked away inside my pickle cave. Guardi, non è tanto il discorso sui cetriolini che mi inquieta, ma il fatto che lei si stia muovendo in maniera bizzarra e non muova le labbra. I would have gotten them hours ago, but I lost my pickle cave. Signora, non c'era bisogno di chiuderli. Nessuno ruba i cetriolini. Someone else on the island might have some lock picks. Lo sapevo. I mean, lock picks. And if you can bring me my special jar of pickles, ok, mi ha convinto, mi ha convinto. Perfetto, non voglio neanche sapere dove cocchio mi tocchi andare. Vediamo un po'. Ah, nel bel mezzo del nulla. E a sto punto procedo a piedi. Come ho detto, Charles non dovrebbe venire a farmi bussette per qualche minuto. Sviluppatori, i cetriolini. Cioè, di tutto quello che potevate inventarvi, i cetriolini. Cioè, so che gli americani vanno fuori di testa per il cocchio di cetriolini. No, li mettono letteralmente dovunque. Hanno un'alimentazione molto particolare negli States. Ok, per mia fortuna la location non era poi particolarmente distante. E almeno abbiamo recuperato qualche rottame. Oddio, è in una miniera? Spero solo che non ci siano le guardie. Ho trovato anche della vernice... Cos'è? Viola? Bella! Bella, posso fare il trenino viola? L'aspetto è molto minaccioso. Perfetto, quindi devo scassinare tutte cose. Sì, guardi... No! Devo per dire, sono un esperto scassinatore e l'ho cannata proprio al primo colpo. Stendiamo un velo pietoso che è meglio. No, vi giuro, dovrebbero dare la galera a chi ha inventato questo metodo di lockpicking, perché no, no e poi no. È un gigantesco barattolo di cetriolini. Mai vista una roba del genere. Ok, aspetta che ci siano altri rottami. O peggiore delle ipotesi, mi rifugio qua dentro a mangiare cetriolini e gli dico non ce n'era nessuno, te l'han già rubati. Ok, la strada del ritorno è stata abbastanza tranquilla e ho anche trovato dei rottami. Ah, per un secondo mi ero spaventato, ho sentito la musica che caricava. Ok, ultima missione doveva essere ovviamente quella più strana, bizzarra e fuori di testa. E siamo onesti, per essere un gioco di una casa di sviluppo minore, credo che sia realizzato da un influencer, non è stato neanche poi così tanto buggato. Sì, signora, li ho trovati, è contenta? Sia contenta di poco, You are my pickle hero. Sì, 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 grazie. Ok, no, mi metta cetriolini in quel posto. Sono contento, non se li mangi tutti in una volta, mi raccomando, che poi muore soffocata. Ok, ritorniamo molto rapidamente al treno. Però, come ho detto, abbiamo completato tutte, aiutatemi a dire tutte, le quest secondarie. Vediamo di ritornare direttamente alla prossima ed ultima missione. Si recupera l'ultimo ovetto Kinder. Yay! Beh, devo dire che quando non piove sto posto è decisamente molto ma molto meglio. Allora, ritorniamo a bordo. Dimmi che no, almeno una trentina. Ne abbiamo 70! Quindi posso fare 9 e 10. Oh, l'abbiamo portato al massimo livello, signori. Oh, che meraviglia. Un secondo. Buongiorno. Cos'è sta cosa?
Lo abbiamo super potenziato, gli abbiamo messo anche i cornini. Ma dai, c'è anche le borchiette. Ma è serissimo adesso. Ok, fatemi equipaggiare anche quest'arma, che la voglio testare assolutamente. Devo anche capire la velocità di fuoco. E non è tanto veloce, però sì, è davvero un rinculo assurdo. Ok, dovrò imparare ad utilizzarla. Oh, maronne, fatemelo vedere viola. Guardalo se non ha un aspetto minaccioso. Se avessi trovato il rosso sarebbe stata una figata di proporzioni bibliche. Beh, i colori sono sparsi in giro per la mappa. Come potete vedere ci sono diversi punti liberi. Pertanto, li abbiamo mancati, è inevitabile. Questo vuol dire che tutti i rottami che troviamo da questo momento in poi li dovremo accumulare per la battaglia finale. Il problema è che non ne abbiamo poi così tanti quanti ne abbiamo. 18. Vuol dire che possiamo ripristinare la barra della vita quasi due volte. È altresì vero che avendo potenziato l'armatura ora subiamo meno danni. È comunque un lato positivo. Ok, così facendo possiamo tagliare parte della mappa. Mi piace che si vede il faro e la sua luce. Aspetta un attimo, ho visto qualcosa per una frazione di secondo. Strano. Mi domando se sia possibile vedere Charles direttamente da questa mappa. Oh, sarebbe facile individuarlo. Ci darebbe un bel vantaggio sul nemico. No, no, non adesso. Porca la miseria. Ok, sono pronto. Sono pronto, pezzo di erba. Vieni qua a dirmi queste cose. Ok, adesso te la faccio passare io un brutto quarto d'ora. Lo buttiamo anche leggermente indietro. Oh, però il problema è che l'arma si sta surriscaldando. Si è surriscaldata, si è surriscaldata. Passami le tue fiamme, passami le tue fiamme. Ok, con questo dovremmo riuscire a farlo indietreggiare a sufficienza. Si è surriscaldato anche questo. Lancio missili. Vai, ok. Ora ci stiamo difendendo molto più facilmente. Buiatta, stammi distante. Stammi distante, Charles. E comunque abbiamo subito un bel po' di danni. Ok. Oh, è veramente tanto tanto agguerrito adesso. Quanto manca alla destinazione? Ok, siamo quasi arrivati. Oh, mi piace che anche i missili cambiano colore. Quanti danni? Dannazione. Però mi servono molti, molti più rottami. Aspetta un attimo, danneggiando Charles dovrei aver recuperato dei rottami. Non vorrei dire una cavolata. Frena, 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 che sono arrivato anche troppo lungo. Ah, che faticaccia. Avrei dovuto attivare la quest prima, dannazione. Buongiorno, mi dica tutto. Guarda, mi tiro fuori anche il batacchio se vuoi, non fare complimenti. Paul entrusted me with a key to one of the mines containing an egg. But before I give it to you, I have to warn you about something. Ci sono i cattivoni pronti a farmi il culo? There's an ancient shrine on the island, a pyramid of sorts, with a curious prism located at the top. Ok. The prism seems to have been designed for one purpose, to destroy monster eggs. Ma scusate, voi ste cose come le avete scoperte così a random? Three slots are carved into the prism, which perfectly fit the eggs. E come fate a saperlo? When fully loaded, a massive beam of energy is emitted, seemingly drawn from the eggs themselves. Non avete mai fatto tutto ciò, altrimenti avrete sconfitto il nemico. Però sapete a prescindere come si comportano i vari oggetti. Vedo un buco di trama qui. The mutineers hope this event will lure Charles to a mortal fight as he comes in defense of the eggs. Now for the real warning. Charles has the ability to absorb energy from the burst, strengthening and enraging him. Questo avrei preferito saperlo prima, onestamente. We saw it once before, and he may become even more dangerous this time. Ah, ci siete già passati allora. Ecco, adesso ha più senso. However, it's not my place to oppose, despite the danger. So, here's the mine key. Grazie signore, è stato un piacere conoscerla. Once you have retrieved all the eggs and the key to the shrine, we might just be able to end this hell. No, io porrò fine, voi non avete fatto una ciola di niente? Posso entrarle in casa? No, ovviamente no. Aspetta che recuperiamo dei rottami. È una bella lettera. Alla riunione di ieri sera, Greg ci ha raccontato una folle teoria secondo la quale Warren cercherebbe di usare i treni ragno per dominare il mondo. Facendo parte della squadra che ha lavorato nel tempio, sono tutt'altro che convinto. Mentre il prisma estraeva l'energia vitale da un gruppo di uova, Charles ci ha attaccato per la prima volta. Non solo ha combattuto come un dannato mentre le uova venivano distrutte, ma è quasi raddoppiato di dimensioni mentre combatteva, come se stesse utilizzando quell'energia. Le sue gambe sono diventate più grandi e più forti, mentre la sua faccia si distorceva proprio davanti ai nostri occhi. Quelli di noi che sono sopravvissuti non riescono ancora a credere a quello che hanno visto. Fu allora che Warren ha nascosto le uova e ci ha ordinato di proteggerle. Ha iniziato a evacuare le persone e da allora tutto è andato a rotoli. So che Warren ha un sacco di scheletri nell'armadio, ma non posso fare a meno di pensare che questa volta ci stia davvero guardando le spalle. In effetti potrebbe anche essere. Cioè, per quanto lui possa avere un piano di conquista del mondo e via dicendo, cosa ti fa credere di poter controllare i suddetti treni? Penso che nemmeno lui abbia capito come potrebbe riuscirci. Ok, dove cocchio si trova l'ultima miniera? Lì in mezzo. Peraltro, notavo che non siamo mai andati da questa parte.
Oh, vedo uno di quei templi dall'aspetto molto ma molto furbino. Perfetto. E qua sicuramente ci saranno altri rottami. Abbiamo già visto un tempio del genere mentre esploravamo la casa di Capitan Findus, o mi sbaglio? No. È lo stesso identico tempio? Aspetta, ma è lo stesso che si trova anche qui? Ah, qualcuno non me la racconta giusta? Non mi ricordo neanche se sono andato da quelle parti. Come ho detto, alcune parti della mappa sono abbastanza misteriose e particolari. Ok, prossima destinazione, la miniera. Devo fare molta attenzione perché i cultisti potrebbero danneggiarci eccessivamente il treno e rischiamo di non finirla più. Ok, quindi cerchiamo di parcheggiarlo a una discreta distanza di sicurezza. La miniera è ancora bella distante, circa mezzo chilometro. Aspetta! Frena. Che... porca boiazza! Stiamo per andare in direzione sbagliata. Pensare che ero prima da queste parti e avrei potuto completarla senza fare giri inutili. Vabbè che ormai sono diventato un macchinista esperto. Ok, al prossimo scambio dobbiamo andare a destra e poi dobbiamo fermarci più o meno qua. Non mi ricordo come abbiamo orientato il tutto. Vediamo un po'. Sì, lo scambio è orientato perfettamente. Dobbiamo solo capire dov'è il punto migliore per fermarci e per proseguire. Ribadisco che un'arma potevate anche darmela, a sto punto. Ok, dovrei essere arrivato a destinazione. Mi domando quante guardie incontreremo sul posto. Cerchiamo di passare dall'alto, così riuscirò ad avere una visione d'insieme e a capire dove sia trincerato il nemico. Oh, porca miseria. Sì, questa zona ha un aspetto molto furbino. Mio Dio. Ok, possiamo entrare da qui. E piano! Fatto niente! Le ginocchia sono sopravvalutate. Ok, forse non c'è nessuno all'interno. No, ci sarà sicuramente qualcuno all'interno. Recuperare rottami che se muoio ne sprecherò uno sfacelo. Buongiorno. Salve. Sono il nuovo cultista. Porca boiazza, i tizi sono già qua dentro. È che non mi posso neanche abbassare. C, control. No, non funziona nulla di tutto ciò. Ok, dobbiamo capire la planimetria di questo posto. C'è un tizio là davanti. Aspetta un secondo. Perfetto, ci dà le spalle. Evitiamo di farci sgamare. Poi torna indietro. Ok, ok, quindi pattuglia da sinistra verso destra. E mi sa che noi dobbiamo andare da quella parte. Mi sa di sì. Vai, bravissimo Kronk. Per fortuna che qui ti fischiettano. Le guardie più stupide della vita le ho trovate io. Ok. C'è un altro signore laggiù. Vediamo un po' se riusciamo a aggirarlo in qualche modo. Occhio. Perfetto, lui va in quella direzione. E basta fischiettare. Corri. Ok. Oh, non so come ho fatto. Aspetta, che magari c'è un altro tizio. No, sembra tutto molto tranquillo. Altri rottami. E prendiamo l'ascensore. Ok, finora tutto bene, a meno che non mi trovo una guardia davanti. Oh, non è finita. Porca boiazza, ho parlato troppo presto. Allora, c'è un tizio laggiù. Come faccio a evitarlo? Me la devo rischiare, gente. Devo rischiare. Proviamo ad andare da questa parte. Oh no, è un vicolo cieco. È uno stracocchio di vicolo cieco. Ah, che faccio? Non so nemmeno io dove nascondermi. L'ho visto per una frazione di secondo. No, non venire qua. Ah! Non mi ha visto. Oh, mi sono caccato proprio a spruzzo, gente. A spruzzerrimo. Aspetta, che non ti giri all'improvviso. Ok, hanno il percorso fisso. Ok, è andato nell'altro tunnel. Vediamo di approfittarne. Vedo l'uovo. Non corro. Corro. Non corro e poi corro. Vabbè, non importa. Olè, ce l'ho. Perfetto. Ok, ora dobbiamo trovare una via più veloce. Eh sì, ma da dove? Per tornare in superficie. Aspetta, c'è una chest. Non essere ingordo. No, sembra tutto tranquillo. Sì. Ok. Perché mi dovete fare del male in questo modo? Ah, e dai, che ero all'ultimo. Charles? Beh, sei là sopra, non puoi rompermi le balle qua sotto. Sono nella zona più sicura da Charles. La musica è cambiata, è diventata molto più inquietante. Ok, e la vernice rossa, l'ho trovata alla fine. Yay, incredibile, ma vero? Ok, spero di non incontrare Charles una volta arrivato in superficie. Oh, vabbè, ma io sto tornando in superficie. No, non adesso, troppo presto. Oh. Aspetta un secondo. Ok, il treno si trova da quella parte. Oh. Buongiorno, mi ha fatto cagare in mano. Camiseriaccia, dov'è il treno? Di là. Sono in parte all'accampamento dei cultisti. Charles, vieni a fargli bubusette dei cultisti. Tanto non penso che siate in combutta.
Aspetta. Ok, 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 vedo il treno, vedo il treno, vedo il treno. Oh, quel colore non ti dona, ciccio. Te lo dobbiamo cambiare quanto prima. Vai, 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 vai. Aspetta, quando gli sparo al tizio. Vieni qua, io. Scegno a rompere i maroni. No, no, l'ho mancato, l'ho mancato. Ora l'ho preso molto di più. Cioè, detto così suona male, ma insomma ci siamo capiti. Allora, vernice rossa. Fammelo vedere rosso. Sì, beh, 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 dai, 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 dai. Gli dona proprio una cifra. Va, che spettacolo che non è adesso. Approvato al 3 miliardi per cento. Allora, abbiamo... Caboiazza, dicevo, abbiamo tutto il necessario. Devo assicurarmi che al prossimo scambio si vada a destra e vi sarò tutti felici e contenti. Anzi, aspetta che mi segno la posizione esatta dello scambio, perché spesso mi fermo troppo tardi. Ok, stiamo per affrontare Charles una volta per tutte. Spero di avere anche abbastanza rottami. Dimmi che vai a destra. E ovviamente non vai a destra, aperta. Ferma tutte cose. A posto. Casino. Non sono mai stato da queste parti. Giurerei di non aver mai attivato questo scambio. Buon salve, sono il telone che ha già finito il gioco, editato il video e via dicendo. Per me sono le 23 di sabato sera, questi video saranno pubblicati domani, domenica, che per voi ovviamente sarà già domenica. Allora, editando il video mi sono accorto, anzi vediamo di partire intanto, che ho lasciato una latta di vernice nera all'interno della chiesa che si trova poco più avanti. E siccome vi conosco, nei commenti ci saranno stati un miliardo di scritti: non mai lasciato la latta di vernice nera in chiesa. Siccome non voglio darvi la soddisfazione, tecnicamente io lo sto facendo adesso. Così non me l'avrete detto voi. Allora, non è l'unica latta che sicuramente abbiamo lasciato indietro, perché penso che dobbiamo riempire tutto qui. Ma questa so esattamente dove si trova. Siccome editando mi sono accorto che abbiamo un po' di minuti extra. E guardala, era qui, l'ho vista! Porcaccia la miseria! Aspettate che non arrivi all'improvviso quel bastardone di Charles, che io ho già sconfitto, ma vabbè, dettagli, tra poco lo vedrete anche voi. Vediamo il treno. Maronne! Non è tutto tutto nero? Sono rimaste un po' di parti gialline. Ma io lo volevo tutto tutto scuro e malvagio! Se clicco più volte diventa più scuro? No, la risposta è no. Cioè, rosso era tutto... Oddio, neanche rosso era tutto rosso, ora che noto bene. Vabbè, abbiamo problemi di vernice? Senti, lascialo scuro e anzi, no, lascialo rosso, che lo si vede bene dalla distanza. Inoltre, torniamo indietro nel frattempo. Volevo fare anche un saltino per dare un'occhiata a questa zona a nord. C'è un porticciolo qui sicuramente. O c'è altra vernice o qualche segreto che abbiamo lasciato indietro. E poi non dite che non vi conosco. Ci scommetto quello che volete che nei video di domani, cioè per voi sarà oggi già domani, ma insomma ci siamo capiti, ci saranno una marea di commenti. La vernice in chiesa. Ok, a posto. Perfetto. Aspettate che intanto recupero qualche rottame, anche se il gioco l'ho finito. E cosa buona e giusta avere dei rottami in caso Charles venisse a farmi bubu 7 mentre sto esplorando la zona circostante. Perché come ho detto la mappa... Vabbè, perché la barra della vita del mio treno è a zero? Boh, forse perché ho finito il gioco? Non lo so, i misteri della vita. La cosa bizzarra è che tante domande resteranno senza risposta. Tranquilli, non vi sto spoilerando nulla. Spavento, tua nonna in cariola? Anche perché da me è sera, è tardissimo, porco cane. Fatemi dare un'occhiata al porticciolo che c'era qua dietro. Penso che basti raggiungere le zone più distanti e più improbabili e troveremo qualcosa di nascosto. Oh mio Dio, è una tomba, una lapide? Sì, non mi sbagliavo. Vediamo un po'. Frank Fisher? Non mi dite che faceva il pescatore? Perché sarebbe un pochettino ridondante. Vediamo un po'. Posso entrare in casa del signor Frank? Non c'è nulla di interessante purtroppo. Vediamo un po', c'è una lettera. Non potrei essere più felice di questo lavoro. Sono felice di essermi lasciato alle spalle i giorni passati a picconare per lavorare finalmente come capo squadra nella miniera nord. Ho una bella casa in riva al mare in cui passare il tempo e posso anche pescare al molo. La vita non potrebbe essere migliore e sono entusiasta di trascorrere ancora molti anni lavorando qui con la mia squadra. Ed è firmata dal signor Frank Fisher, che, come avete capito, è schiattato male. La vedo! È schiattato male. Cioè, ditemi voi come uno poteva prevedere che c'è... E la latta di vernice sarebbe stata qui. Abbiamo trovato il colore verde acqua. Chi è che fa il treno verde acqua? Scusate la franchezza. Vabbè, signor Frank probabilmente è stato maciullato male da Charles, conoscendolo, quel simpaticone di Charles. Beh dai, rosso si nota abbastanza. Giallo era qualcosa di incredibile. Proprio lo vedevi da un chilometro e mezzo. Ed eccoci ritornati. Fammi dare un'occhiata. Vabbè, i misteri della vita, come ho detto, non so perché mi avesse respawnato a zero. Aspetta un attimo, c'è un capanno molto furbino in mezzo alla foresta. Allora, indietreggiamo perché non mi fido ancora una volta.
Di quel fetentone di Charles, sì, ci sono rottami anche là, ma non importa. Pian pianino la mia collezione di vernice si sta arricchendo. Aspetta che voglio vedere il risultato col trenino azzurro. Dovremmo essere comunque abbastanza vicini, vicini. 86 metri. Oh! Oh no! Ho capito dove siamo, è la zona dei cultisti. Passare qua in mezzo non è la scelta migliore, a mio avviso. Ah, al diavolo, peggiore delle ipotesi. Respawniamo direttamente al treno. Sì, loro sono ancora qui. Nonostante io abbia terminato il gioco, i fetenti stanno ancora pattugliando la zona. Mi stai ancora seguendo? Oh, mi stai ancora seguendo, per davvero? Charles, vieni a salvarmi, presto! No, qua mi sto perdendo nel fitto della foresta. Guarda che roba, non molla. Oh, io ritorno al municipio. Forse qui dentro sono salvo, ho fatto i peggio giri. Ma porcaccia la miseria. Beh, chiudi la porta. Non posso chiuderla. Non puoi spararmi qua dentro? Sono in un luogo sicuro, credo. Oh, oh, è ancora lì. È ancora lì, per davvero. Ma... cosa sta facendo? Si è rincretinito? Vuoi solo parlare? Ok, mi fido ciecamente di te. Ah, era questo il capanno. Ho capito, è la zona della miniera proprio. Abbiamo già trovato lì la latta di vernice blu, se ben ricordo. Ok, ok, possiamo ripartire. Com'è azzurro, peraltro? Sembra un giocattolo per bambini. Veloce, 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 che il tizio sta arrivando. Ah! Mi ha preso in pieno? No, ha preso in pieno il treno più che altro, eh. Sì, sì, saluti a casa. Ah, buongiorno, ferma tutta la baracca. Ok, giusto, giusto. Fammi recuperare un po' di rottami. Solo due? È perché il gioco vede che ne ho tanti e quindi ha detto non ne hai bisogno. Sapete dove, forse? Nei pressi del porto di Capitan Findus. Non ho controllato, credo, tutta la zona circostante. Oppure sì. Mi viene un dubbio. È che sto facendo un po' una pirlata perché sto andando in retromarcia. Quindi non posso decidere correttamente la destinazione agli scambi, se andare da una parte o dall'altra. Però, nonostante tutto, ci stiamo arrivando. Sempre che non faccio deragliare male il treno perché lo scambio è orientato da un'altra parte. Il gioco dice no, per adesso va bene. Ok, ridendo e sterminando, siamo riusciti ad arrivare e Charles non ci sta rompendo le balle. Il che è strano, in effetti. Mi domando inoltre se Capitan Findus sia riuscito a lasciare l'isola una volta per tutte, ma sappiamo molto bene che, immaginavo, non c'è modo di andarsene per adesso. Questa zona l'abbiamo visitata già. Ma non ho controllato se ci fossero latte di vernice furbine nascoste in giro. Aha! C'era e come! Dannazione, nel corso episodio ho controllato se c'erano rottami qui, ma non dall'altra parte. E una vernice grigia, fosse stata argentata, il treno argentato sarebbe stato bellerrimo. O il treno dorato. Ma no, sembra un treno da pappone praticamente. Ok, e sicuramente ci sarà un paio di latte, una, due, chi lo sa, nella zona iniziale, perché all'epoca non sapevamo la storia della vernice e non sapevamo come controllare. Allora, fatemi andare. Oddio, sento un rumore orribile. Dicevo, in retromarcia, a tutta birra, la vernice, quella grigia. Eccola qua. Dopo controlliamo. Non è malvagia. Copre un pochettino l'effetto giallino della vernice precedente, anche se si nota decisamente troppo. Ferma tutta, che siamo arrivati anche troppo lungo. Sono ritornato dal nostro amico survivalista, sperando che sia ancora vivo, il piromane seriale. Buongiorno, signore. Magari era nel suo capanno, ci sono passato... Guarda, la vedo da qui. Ci sono passato davanti. Abbiamo trovato la vernice arancione. Come va? Tutto bene? Ah, non si faccia palpeggiare male dai treni, eh? Non è che le volevo raccogliere tutte, che ormai sto andando più o meno a colpo sicuro. Però grigia lo rende così anonimo, quindi questa è la vernice arancione. Arancione fa la sua bella figura, non dico di no. Oh, guardate un po' dove sono ritornato. Ve la ricordate? È la prima miniera. Sono fuggito a gambe levate perché mi stavano inseguendo per spararmi. Qui dentro sicuro non ho trovato una latta di vernice, questo ve lo garantisco. Non la stavo cercando. No, niente da fare, ho visto un sacco di rottami, ma niente vernice. Oh, ma che fetentoni! Condividete la vernice? No, no, non ce n'è proprio, bastardi. Oh, vi giuro, è mezz'ora. Ciao bellissima cassa, che vado avanti e indietro. Ho rivisitato buona parte delle vecchie location, non ho trovato nulla. Non c'è adesso, rumori brutti? No, è tutto tranquillo per adesso? Che mi stai rallentando così tanto? Faccio giusto un salto alle torri gemelle lì. Quelle che abbiamo scalato. Perché non ricordo se lì abbiamo trovato vernice. Porca miseria. Ah, l'ho trovata. Ci ho messo altri 10 minuti. E c'è Charles che sta pattugliando anche la zona. Era ad un piano inferiore, ma non ci credo mai nella vita. Una cosa è certa, potevano lasciare fisso l'indicatore a schermo di dove hai parcheggiato il treno.
Non mi pare la peggiore delle idee. Oh, eccolo qua. Mi pare che fosse della vernice un po' verde fluo. Onestamente. Me ne mancano ancora due, ma non posso star qua tutto il giorno. Anzi, tutta la notte in questo caso. Nonostante la natura sia verde, il treno verde lo si nota uno sfacelo. Oh, direi che ci ha visto. Sì, direi che ci ha visto giusto un attimino. Dai, ti ho già sconfitto. Sono quello del futuro io. A me non devi rompere le balle, Charles. Sono potenziato al massimo. Cattivo trenino. Oh, una calmata ti devi dare, che non mi eri mancato minimamente. Pezzo di erba maledetto. Fuggi. Fuggi e vai a rompere le balle. Wow. Ah, no, credevo che qua non potesse entrare. Lo sto mancando, ma proprio la cifra. Che oh. E che cocchio. Ah, a posto. No, 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 per favore, anche lei, lasci stare. Ho già finito il gioco, inutile che mi spara. Madonna, che rompiscatole. Questi non sanno che io vengo dal futuro. Ah, c'era un capanno dietro la zona del tempio che non ho avuto tempo di visitare. No, che se mi spara torno indietro di quasi un chilometro. Erca boia, adesso sono in due. Ti ho sentito bene, vero? Sono in due. Che culo. Oh, il lato positivo è che se trovo la vernice e m'ammazzo, non vengo riteletrasportato al treno, quindi non mi devo rifare la strada al contrario. Oh, dove sono finito? Cos'è sto posto? Non sono mai stato qui, credo. Aspetta, recupera tutte cose. Buon salve. Si entra qui? Sì, è aperto. Vai, scalati tutt'altro. No, aspetta che non mi schianto male o precipito di sotto. Mi sa che mi stanno ancora dando la caccia. Non penso abbiano un pathfinding così buono. Se qua c'è vernice la troverò in cima. Ah, mi sembrava la zona furbina giusta. Ho trovato una lettera. Ho trovato più di una lettera. Oh, la vernice è qui. Ovviamente nella chest maledetta. Dico maledetta perché sapete bene quanto odio scassinare queste serrature. E per un secondo mi ero convinto che non avrei più dovuto farlo. E... olè! Ah, guardala. Ma cos'è sto rosa shocking? Ah, ad ogni modo. Warren ci sta facendo tenere d'occhio il campo roccioso da quasi una settimana, ma non abbiamo visto nulla di particolarmente interessante. A volte vediamo Sasha passeggiare nell'area e Charles fa la sua comparsa di tanto in tanto, ma Warren non è interessato a queste cose. Non ci dice cosa cerca, ma solo di documentare tutto e di fargli sapere se vediamo qualcosa di interessante. Sì, in effetti stavano sbirciando tutta l'area circostante. Questi sono i turni di vedetta? Ah, praticamente ogni 8-10 ore... cambiavano i turni, solo che io non posso sbirciare nulla. Anzi, vedo direttamente attraverso l'oggetto, tanto è fatto bene. Ok, mi sono fatto davvero troppi chilometri per questa parte extra e vorrei anche andare a dormire. Qual è la nuova vernice? Mi sono dimenticato di che colore fosse, era tipo questo rosa shocking. Credo fosse questo, oh mio Dio. È la cosa più brutta che io abbia mai visto. Signori, io vi lascio alla parte finale del video. Sì, mi manca una latta di vernice. Non importa, non saprei nemmeno dove cercare. È già stato traumatico riuscire ad ottenere i colori che abbiamo scoperto. Per il resto, grazie e alla prossima. Peraltro abbiamo 36 rottami. Non basteranno. Decisamente non basteranno. Ok, siamo in parte alla zona. Mi sa che dobbiamo... no, possiamo passare direttamente da qui e raggiungere il tempio molto ma molto facilmente. E frena. Perfetto. Ok, il mio corpo è pronto. Non ne avrò mai la vita. Stai mettendo a teste. Oh, ma dai, siete anche qui. Ok, dobbiamo arrivare là in cima. Senza... buongiorno. Senza farci vedere nei limiti del possibile. Prendiamola un po' larga. Non mi sembra la peggiore delle idee. Non possono essere letteralmente dovunque. Vai, vai, perfetto. Magari recuperiamo qualche rottame. Oh, oh, lo sento. Ho visto per una frazione di secondo. Che miseria. Ma siete tipo dovunque. Porco cane. Io che pensavo di essere sicuro. Sono tutti in quella direzione. Perfetto. Vai 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 vai. Recupera rottami. Ottimo. Tempio, buongiorno. Beh, io spero di dover andare in quella direzione. Non mi dire che mi serve una chiave, perché piango nel profondo. Buongiornissimo. Lei è un artefatto molto sexy. Attivalo. Attivalo e fottesega. Ok. Ovviamente cercheranno di fermarci perché mai una cocchia di gioia. Peraltro il nostro protagonista non ha mai parlato. Piccole uova magiche. Venite da papino. Ok, inseriscile. Veloce. Ottimo. E Charles arriverà dopo pochi secondi per cercare di difenderle. Questa sarà la parte più problematica. Sento rumori all'orizzonte. Vai. Warren. Buongiorno. Just put the egg down slowly and lay flat on the ground. You'll hurt far too many people if you follow through with whatever you're planning.
Ma come cocchio si è vestito? Ok, wow, ok, l'abbiamo attivato. Non si torna più indietro? Io correrei, Ciccio, io scapperei, gambe leva. Oh mio Dio, ciao Charles. Che bello rivederti. Oh no. Oh, è venuto a ciucciarsi tutta l'energia. Oh, è molto più pericoloso, è molto più minaccioso. E anche molto più brutto. Oh, porca boia. Ciao Charles, mi dai tempo di tornare alla locomotiva? Corri, corri, correte tutti, fuggite sciocchi. Spero fosse la cosa giusta da fare. Oh maronne, se sta a magnà gente. Se sta a magnà gente. Com'era il cultista, buono? Come lo faceva la nonna praticamente. Ok gente, non si torna più indietro. Vai, vai, pista via, pista via, pista via, pista via. Ah, porcaccia la miseriaccia. Quanto è grosso, Charles infernale. Maronne, guarda, si brutto. Ok, dobbiamo allontanarlo un attimino. Aspetta, dammi fuoco, dammi fuoco, dammi fuoco. Ci sta danneggiando anche pesantemente. Charles, che fai di bello? Ti diverti? Aspetta, dammi la nuova arma. Vediamo anche di dare un po' di riparate al tutto. Sono pronto, vai, 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 sparagli. Sparagli, sperandolo si surriscaldi. Wow, ma che fa? Si teletrapporta? Ok, la nuova arma gli fa anche abbastanza danni, non mi lamento. Che fa? Wow, non so cosa ha fatto. Dove è andato? Guarda la luna rossa, inquietantissima. Aspetta, non è ancora pronto, non vedo la barretta. Ok, wow. Ma che cocchio stai facendo, Charles? Datti una regolata. È completamente fuori di testa e fuori controllo. Mi domando quale sia il suo obiettivo. Forse sono loro a voler conquistare il mondo più che Warren. Piazza, non so nemmeno io dove cocchio sto andando. Arma surriscaldata, arma surriscaldata. Aspetta, passami gli accelerati. Ok. Oh no, non di nuovo, non di nuovo, non di nuovo. Ok, dovrei avere qualche secondo per riparare il treno. Ripara velocemente tutto. Prendimi, prendimi la mitragliatrice. Non farà troppi danni, ma è meglio che nulla. Le abbiamo tolto metà della vita. Taxi, raffredda. Piano, piano, non correre troppo, Lonino. Ok, ok. Tra un po' prendo lanciafiamme, altrimenti non riesco a tenere la distanza. Mi sono riscaldato, sì, porca boiata. Se becco chi ha avuto la bella idea di farmi premere esco. Aspetta, aspetta, ripara, 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 ripara. Porca miseriaccia, stati buono. Wow, aveva quasi danneggiato completamente. Dov'è? Sono lì. Aspetta, apro di nuovo. È praticamente morto. È praticamente morto. Non ti avvicinare. Non ti avvicinare. Bastardo. Mio Dio, sta facendo una mare di danni. Dai, che fatta. Dai, che fatta. Stati fermo. Wow. E basta. E il teletrapporto. Gli resta uno schifo di vita. Gli resta uno sputo di vita. Addio, Charles. Sei bello che è morto. È fatto. È fatta, è fatta. Dai, io, ma l'ho danneggiato abbastanza. Ok, lo abbiamo portato al ponte. Cioè, ce l'abbiamo fatta. Addio Charles. Salutami l'inferno. Maledetto bastardo. Oh no. Un po' mi dispiace quasi per lui, piccolo stellino incompreso. Sì, 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 dovrebbe essere abbastanza morto. La faccia probabilmente era la parte un po' più debole del tutto. Ciu-ciu Charles. Un gioco di Gavin, non ho visto il tuo cognome. Ok. Non male come gioco. Certo, 20 euro per un titolo che ho finito in praticamente 2 ore sono un po' tanti. Non dico di no. Ci sarà sicuramente un filmato dopo i titoli di coda, quindi non staccate. Ammetto, gioco con delle buone potenzialità. Se fosse stato sviluppato ed arricchito un po' meglio, sarebbe stato, penso, un bel titolo. Ma comunque sapete che sti horror di solito non è che c'hai da avere troppe pretese, santo cielo. È anche sviluppato in Unreal Engine, quindi dai, niente male. Ma ce l'avremo veramente fatta a liberarci da tutte queste creature? Guarda, lo sapevo, lo sospettavo. C'era ancora un ovetto. E poi non ci hanno spiegato come siano arrivate qui queste uova. Cioè, è abbastanza ovvio che siano di origine probabilmente aliena. Non so quanto c'entri il soprannaturale da un punto di vista più mistico e via dicendo. Oh oh, l'uovo si sta aprendo. Oh no. Oh no, cosa sta per uscire? Saranno mica tutti i treni, santo cielo, eh? Non penso che gli alieni abbiano una passione per Trenitalia e via dicendo. Oddio. Oh no. Possiamo richiedere un attacco nucleare nei confronti dell'isola? Dobbiamo distruggerla completamente? Oh no. Ecco, questo lo definirei un gigantesco problema. Ci serviranno molti più treni e molto più grossi. Questo è poco ma sicuro. Peccato che non abbiamo saputo niente del nostro protagonista. Come al solito te lo buttano lì. E chi si è visto si è visto.
Oh, va che comunque abbiamo creato una locomotiva. Di tutto rispetto, signori, La piccolina si difese egregiamente, ci hanno quasi fatto fuori. Buono, signori, io direi che allora per Chuchu Charles è tutto. Nei commenti fatemi sapere casomai le vostre teorie. Ci sono alcune zone che avrei voluto esplorare e che non ci siamo stati, curiosamente. La situazione mi puzza. Nei commenti fatemi sapere cosa ne pensate. Lasciate un bel mi piace, altrimenti vi mando a giocare con le uova aliene. Cosa potrebbe mai andare storto? E noi ci vedremo in un prossimo video. Ciao ciao!